conferenza stampa di mister Costantino dopo la gara contro il Lavello. La prima domanda è di Bruno Conte, prego. Mister Costantino, un Casarano New Edition con i 5 neo acquisti in campo dal primo minuto, vince e stavolta convince, dimostrando anche di essere padrone della partita, al di là di questo risultato, che poteva essere anche più alto. Sì, devo dire che bisogna fare innanzitutto i complimenti alla squadra perché la squadra ha fatto una grandissima partita. Come ho già detto, sono orgoglioso di essere allenatore di questa squadra perché questi ragazzi mettono impegno, voglia, forza ed è tutta loro questa vittoria. È tutta loro, se la sono meritata, l'hanno cercata, voluta, lottata, tutta la settimana ci siamo allenati bene. Abbiamo sì, dominato il campo, abbiamo fatto un'ottima partita, il risultato doveva essere più rotondo. Sono contento per la squadra. Sono contento anche perché volevamo dedicare la vittoria al preparatore dei portieri Ruperto, che ha perso il fratello in questa settimana, che come ho detto qualche settimana fa è un elemento importantissimo dello staff, e poi anche a quei folli pazzi che c'erano in curva, in gradinata, sotto il diluvio, che meritano l'applauso solo perché sono tifosi veri, non tifosi da tastiera, come li chiamo io. Senta, mister, quanto è migliorata la squadra sul piano tecnico con i 5 innesti? Perché ci è sembrato di vedere, soprattutto al centrocampo, un gioco molto più razionale, molto più prolifico anche sul piano dell'impostazione offensiva. Io credo che, come ho detto la scorsa settimana in sede di presentazione, ero contentissimo dell'operato del direttore Montervino, che ha fatto un mercato oculato, intelligente, e andando a cercare di mettermi a disposizione i calciatori funzionali a quello che vogliamo fare. Si cerca di fare un calcio tecnico, un calcio di palleggio, un calcio dove si possono trovare gli spazi, però serve qualità e nel mercato abbiamo cercato di mettere dentro qualcuno con qualità, non che prima non ne avessimo, però abbiamo cercato giocatori funzionali a questo tipo di calcio e abbiamo fatto un ottimo operato, i ragazzi sono messi a disposizione, ma io dico una menzione anche a coloro che sono subentrati, che sono stati fenomenali, tutti coloro che sono entrati, Dellino, Strambelli, Vito Francesco, tutti, devo dire che hanno Parizzo, che è entrato poi alla fine, Navas, cioè sono giocatori che si mettono a disposizione e che anche per un minuto danno tutto, quindi la vittoria è anche e soprattutto per merito loro che da subentrati poi hanno dato il massimo. Mister, dopo il 2-0 la squadra si espressa a livelli abbastanza alti. Una questione di testa. Ma penso che primo tempo, allora, per analizzare la partita bisogna partire dal primo tempo dove c'erano pochi spazi perché il Lavello è venuto qui chiudendo tutti gli spazi. Noi abbiamo iniziato a cercare un po' più la profondità, però loro l'hanno coperta bene anche se ci sono state un paio di situazioni dove potevamo già segnare subito nel primo tempo. Dopodiché siamo passati in vantaggio con una pallina attiva perché questo tipo di partite spesso si sbloccano con la pallina attiva, cosa che a volte ci è mancata, come ho detto tempo fa. E credo che non è stato dopo il 2-0, ma all'inizio del secondo tempo, che siamo entrati con la testa giusta, con la mentalità, l'aggressività, la voglia di fare il secondo. Quello che ci siamo detti in spogliatoio era non accontentarci dell'1-0, ma cercare di fare il 2-0. E i ragazzi hanno recepito bene e hanno dato tutto, davvero. Posso solo fare i complimenti perché hanno fatto una prestazione superlativa dopo il Dopo il 2-0. 2-0 sono sembrati proprio più liberi. Ma è una cosa psicologica normale nel calcio, no? Tu fai il secondo gol, ti metti tra virgolette al riparo, anche se poi al riparo non sei, e giochi con la mente più libera, palleggi, ma tutti, centrocampo, avanti, anche i difensori, grandissima personalità dei due centrali a giocare la palla come viene richiesto, gli under hanno fatto bene, Tipaldi al debutto ha fatto un'ottima prestazione, Parisi 2004, difensore esterno, centrocampista. Si lavora, non bisogna volare, fare voli pindarici, bisogna stare con i piedi per terra. C'è una partita importante domenica ed è quella su cui dobbiamo concentrarci adesso. Mister, innesti nuovi, i risultati di oggi può dire che sono favorevoli a Casarano. Una prova convincente, il Casarano è rientrato in corsa. Chi è uscito dalla corsa? Non siamo mai usciti. Io dico che la corsa è per tutti, eh? Ma per tutti. Noi però passiamo, come ho detto, partita per partita.
nemmeno guardato il risultato delle altre, ma mi hanno detto che abbiamo due risultati positivi per noi, però non so, non si esce dalla corsa. Il campionato è lungo, ci sono altre 14 partite, 14 sfide difficili, scontri diretti, partita per partita, con calma, non bisogna volare troppo alto perché bisogna stare coi piedi per terra, perché la strada è molto lunga, c'è bisogno di tutti, c'è bisogno della squadra, dei tifosi, della dirigenza e ci siamo tutti in questo momento per poter recuperare il terreno. Mister, formazione inedita. Hai sconvolto un po' tutti a partire da Zeman, forse? Non lo so, però io ho messo in campo la squadra con una strategia precisa di attaccare la profondità fin dal primo minuto. Ho cercato di mettere davanti tre giocatori di profondità e tre centrocampisti di palleggio. Tutto qui. Dietro le scelte erano più o meno obbligate, tranne Tipaldi che ho messo al posto di Bocchetti. Aveva fatto bene la linea difensiva Gravina nonostante il pareggio. Centrocampo ho cercato un po' più di palleggio con Cannavaro, Marsili, Monaco. Meno sostanza, più qualità e davanti più profondità. Però ti ripeto, come ho detto prima, tutti hanno interpretato la partita benissimo. Tutti, dal primo all'ultimo Rizzo che è entrato negli ultimi minuti. Quindi non è una vittoria della squadra, dei ragazzi che hanno messo tutto, hanno vinto i duelli, i contrasti, sono andati forte a recuperare la palla, a riaggredire. Così si vincono le partite, non si vincono con tattiche o cose dell'altro mondo, si vince con l'intensità, la voglia di vincere e oggi i ragazzi l'hanno dimostrato. Grazie, mister.